Io lo sapevo che sarebbe andata a finire così, che avrei fatto un errore. Me l'avevano detto tutti di stare attento a Realty Income, ma io cocciuto ho fatto quello che ho voluto, ma la scelta non è stata azzeccata. Ti spiego perché dico questo dopo l'uscita della loro ultima trimestrale e se stai fino alla fine ti dico cosa farò ora con la mia posizione in Realty Income, per cui non andare via prima. Nell'ultimo aggiornamento fatto sul mio portafoglio ad aprile e menzionante le operazioni fatte a marzo, ho anche detto di aver acquistato e per cui aggiunto alle mie posizioni totali del mio portafoglio 15 azioni di Realty Income al PCM di 59.53 dollari. Ma credo proprio di aver fatto un errore. Guardiamo subito cosa ne è venuto fuori dall'ultima trimestrale e soprattutto dall'outlook che il management di Realty Income ha per il futuro, ma prima non scordare di seguirmi fino alla fine dei tempi. Le recenti fluttuazioni del mercato hanno reso il settore dei REITs un'opportunità intrigante, piazzandolo attualmente ad essere il secondo settore in termini di differenziale di rendimento rispetto ai cosiddetti tassi di interesse risk free. I REITs sono secondi solo al settore energetico, ma pronto a mio parere a rimbalzare, ovviamente non si sa quando, ma avrei dovuto comprare più quote e ne avevo l'idea e la voglia, ma l'imprevisto del lavoro che è venuto a mancare mi ha bloccato a riduzione del rischio totale dei miei investimenti. In termini di ritorni totali, poi, comparata ad altre aziende del settore, ha restituito in ritorni maggiori negli ultimi 10 anni, non andando mai ad esagerare con le distribuzioni o con gli investimenti, ma andando sempre a ponderare le proprie scelte, segno di un management all'altezza del compito, almeno a mio modesto parere. Il 3 maggio di questo anno Realty Income ha rilasciato i suoi risultati operativi per i 3 mesi che si sono chiusi al 31 marzo del 2023. Quali sono i punti positivi e quelli negativi che ne sono spuntati fuori? A quanto pare i risultati del primo trimestre rappresentano uno slancio ulteriore di Realty Income, che ha investito altri 1.7 miliardi di dollari in immobili, avendone aggiunti altri 339 con un forecast di acquistare entro la fine del 2023 un totale di altri 6 miliardi di dollari di immobili. Il dato sorprendente è che il tasso di occupazione di questi immobili è al momento al 99%, è un dato pazzesco a mio parere, e in alcuni di questi segmenti, e in particolare quelli del cinema, dei cosiddetti theaters, il tasso di pagamento degli affitti è del 100%, ancora più eccezionale. Per fare una piccola fotografia sullo stato dell'azienda utilizziamo questa immagine, dove possiamo comprendere che le principali metriche sono sostanzialmente in aumento. Dato importante è anche il fatturato, che è passato da 807 a 945 milioni di dollari. Inoltre, Realty Income ha annunciato il 102esimo aumento trimestrale consecutivo del dividendo, ovvero il 120esimo aumento dell'importo del proprio dividendo dalla quotazione in borsa. L'importo del dividendo analizzato al 31 marzo 2023 era di 3.06 dollari per azione, mentre l'importo di dividendi mensili pagati per azione è aumentato dell'1.6% a 0.7515 durante i 3 mesi terminati il 31 marzo 2023, rispetto ai 0.7395 per il periodo comparabile del 2022. rappresentando un 76.7% degli adjusted funds from operation, i cosiddetti AFFO, diluiti per azione di 0,98 dollari. Sempre la data del 31 marzo, le proprietà sono arrivate ad essere 12.492 affittate per un totale di 1.259 clienti che operano in 84 settori diversi, dando al portafoglio una diversificazione come mai vista in nessun altro REITs. La durata di locazione media è arrivata ad essere 9.4 anni, e di questi immobili solo 131 sono liberi per locazione o per vendita, migliorando il dato di occupazione che, come dicevo all'inizio, è del 99%, mentre era il 98.6% del marzo del 2022. In seguito a questi risultati, Realty Income ad aprile ha emesso 400 milioni di obbligazioni senior non garantite al 4.7% con scadenza dicembre 2028 e 600 milioni di obbligazioni senior non garantite a 4.9% con scadenza luglio 2023. I cosiddetti contratti a termine at market, gli ATM, per un totale di 23.4 milioni di azioni rimangono irrisolti, con un ricavo netto totale previsto di circa 1.5 miliardi, di cui 3.8 milioni di azioni sono state eseguite nell'aprile 2023. Ora diamo un prospetto schematico, un po' più schematico, su quello che sono stati i punti principali di questa trimestrale, per cui io sparisco dallo schermo. L'utile netto disponibile per gli azionisti ordinari è stato di 225 milioni o 0.34 dollari per azione. L'FFO normalizzato per azione è aumentato del 2% a 1.04 dollari rispetto ai 3 mesi terminati il 31 marzo 2022. L'Adjusted Fund from Operation, la FFO a disposizione degli azionisti ordinari, era di 650.7 milioni di dollari o 0.98 dollari per azione. Come dicevo, ha investito 1.7 miliardi di dollari in 339 proprietà e proprietà in fase di sviluppo o espansione, con un rendimento medio ponderato iniziale del leasing in contanti del 7%.
Inoltre ha raccolto 804.4 milioni di dollari nella vendita di azioni ordinarie, principalmente attraverso il programma At The Market, con un prezzo medio ponderato di 63.31 dollari per azione. Ha sottoscritto un prestito a termine non garantito multivaluta da 1 miliardo di dollari con scadenza iniziale gennaio 2024, che include anche due opzioni di estensione di 12 mesi. Ha emesso 500 milioni di obbligazioni senior non garantite al 5.05% con scadenza a gennaio 2026, richiamabili alla pari a gennaio 2024, e 600 milioni di obbligazioni senior non garantite al 4.85% con scadenza a marzo 2030, rimborsabili alla pari a gennaio 2030. L'indebitamento netto rispetto all'EBITDA identificato pro forma analizzato è stato di 5.4 volte. Ha firmato inoltre un accordo definitivo per acquistare da AG Group fino a 415 mini market monolocatari situati negli Stati Uniti per 1.5 miliardi di dollari attraverso un'operazione di sale leaseback che dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2023. Una cosa che volevo far notare è come gli FFO, ma anche altri parametri, hanno comunque un trend di crescita molto prolifico, incluso il dividendo di cui abbiamo ovviamente parlato prima, che è comunque una media bassa ma costante di aumento del 3.76% negli ultimi 5 anni appena passati. Ovviamente dal grafico si vede che non tutti i dati sono in aumento, alcuni sono instabili e ovviamente il 2021 è stato un caso a parte in cui abbiamo avuto un calo un po' in tutte le metriche, ma ovviamente è un caso particolare. Cosa intendo fare io adesso con Realty Income? Beh, sicuramente mi sto mangiando le mani, le dita di piedi, il naso che è anche abbastanza lungo e un po' tutto il resto per non aver fatto un ingresso più massivo, ma ovviamente non possiamo prevedere il futuro ed ovviamente, come dicevo all'inizio, mi trovavo in una situazione in cui, avendo perso il lavoro, non volevo aumentare il rischio della mia situazione patrimoniale. Ovviamente il mio scopo è di andare a incrementare questa posizione, che è una delle posizioni più importanti, o per meglio dire vorrei che fosse una di quelle più importanti nel mio portafoglio da dividendo, e per cui altre occasioni ne arriveranno sicuramente. Ricordandoci che questi non sono consigli a investire o a non investire in questo o nell'altra azienda, ma solo spunti a scopo didattico e di approfondimento, in ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, per cortesia fammelo capire questo tuo gradimento con un bel pollice in su. Se invece mi hai appena conosciuto, potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea cominciare a fare parte di questa community con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Al prossimo video!